Cari concittadini, cari amici dei Montitano, buongiorno e un caloroso saluto a tutti quanti voi. Voglio mettervi al corrente che la giornata di ieri è arrivata l'ennesima tegola da parte della Regione in materia di rifiuti e precisamente dall'AGER, che è l'agenzia regionale che gestisce il ciclo dei rifiuti nella nostra Regione. Ebbene, dal 3 giugno fino al 29 giugno ci costringono a scaricare l'organico non più a Lucera ma a Cerignola, con ancora un ulteriore aumento dei costi che pagheranno, anzi che pagheremo sempre noi cittadini. Qui vorrei dare un consiglio alla Giunta regionale e a tutto il Consiglio regionale. Visto e considerato che questa emergenza è un'emergenza creata dalla vostra gestione regionale, io penso che non ci perdereste niente a mettere in bilancio, con una variazione di bilancio, un semplice ristoro per i comuni svantaggiati che fanno parte delle aree depresse per andare a coprire questo ulteriore aumento dei costi. Ed in più voglio anche mettervi al corrente che all'incirca 20 giorni fa ho ricevuto una telefonata da parte della segreteria dell'assessore all'ambiente che paventava un eventuale incontro per la discussione di questa problematica. È stata una telefonata una tantum, perché ad oggi non ho ricevuto più nessun tipo di invito. Ebbene, qui voglio esprimere il mio parere liberamente nei confronti dell'assessore. Se secondo lei, assessore, questo è il modo di fare politica, se questo è il modo di tutelare i cittadini, io la invito ad alzare le chiappe, a venire personalmente nei nostri comuni e a dare spiegazioni ai cittadini per quale motivo noi siamo costretti a mandare delle tariffe, delle bollette in merito ai rifiuti così sproporzionate. Spero che sia la proposta che ho fatto, quindi di inserire in bilancio questo ristoro per i comuni delle aree svantaggiate, venga presa in considerazione, e spero, caro assessore all'ambiente, che lei si prenda una bella tazza di caffè e si svegli dal suo sonno pieno per risolvere una problematica che sta diventando una problematica grave e che porterà a un aumento dei costi esorbitanti che pagheranno, come dicevo prima, sempre i cittadini, perché ormai pagano sempre i cittadini. Cari amministratori, cari sindaci del Subappennino, penso che è arrivato il momento di non mandare più inviti per iscritto, ma è arrivato il momento di alimentare una protesta che possa servire a tutelare il nostro territorio e i nostri cittadini e anche noi stessi, perché ormai siamo arrivati al punto che veniamo trattati come l'ultima ruota del carro. Concludo naturalmente il mio breve intervento salutandovi, abbracciandovi. Forza Panni e forza Montitano.